La parola dinosauro deriva dall'unione di due parole greche. Deinos, che significa terribile, e sauros, che significa lucertola. Terribile lucertola. Nell'era secondaria, circa 230 milioni di anni fa, la Terra era popolata da grandi foreste. Il clima era molto caldo e umido e, come ben sappiamo, i rettili amano il calore e l'umidità. E così i dinosauri si sono diffusi su tutta la Terra. Ne esistevano circa 400 specie. Potevano avere tantissime caratteristiche. Alcuni, come il brontosauro, erano molto grandi, si muovevano su quattro zampe ed erano erbivori. Altri, come il Tyrannosaurus rex, che noi conosciamo anche come T-Rex, si muovevano su due zampe ed erano carnivori. Alcuni erano persino in grado di volare, come lo pterodattilo. Il Velociraptor era molto più piccolo, ma molto veloce. Questi dinosauri attaccavano in branco i dinosauri più grandi di loro. Il Triceratopo poteva raggiungere i 9 metri di lunghezza e aveva delle corna per difendersi dai nemici. Lo stegosauro era erbivoro e per difendersi dai nemici aveva la schiena coperta di dure placche ossee. Esistevano anche dinosauri che vivevano nell'acqua, come il mosasauro. Come abbiamo già detto, i dinosauri erano rettili e per riprodursi deponevano le uova in buche scavate nella terra. I dinosauri hanno vissuto sulla terra per circa 160 milioni di anni. I dinosauri si sono estinti. Una delle ipotesi sulla loro estinzione è la caduta sulla terra di un asteroide circa 66 milioni di anni fa. Ma come ha fatto l'uomo a scoprire dell'esistenza dei dinosauri? Qualche centinaio di anni fa ha iniziato a trovare le prime ossa durante vari scavi. Gli scienziati hanno cercato di ricomporre le ossa che trovavano e hanno immaginato come potevano essere i dinosauri ricoperti dalla corazza o dalle loro squame. Se avevano i denti aguzzi erano sicuramente carnivori, mentre se avevano dei denti meno taglienti erano erbivori. Ricostruendo i loro corpi si poteva anche capire se volavano, se vivevano sulla terraferma o nell'acqua. I dinosauri sono state creature leggendarie che hanno sempre affascinato i più grandi e i più piccoli.